A mio modesto parere, un errore comune che viene fatto dai tiratori d'arco nudo è quello del braccio dell'arco. Molto spesso vedo, oltre eccetera, eccetera, ma soprattutto vedo che il braccio dell'arco viene posizionato verso il bersaglio e anche quando si va in trazione, si va in ancoraggio, il braccio dell'arco rimane esclusivamente in contrapposizione, cioè non contribuisce all'apertura dell'arco. E questo, a mio sempre modestissimo parere, è un errore. Vediamo normalmente cosa avviene. Avviene che vado in pretrazione e a questo punto il braccio è unicamente in contrapposizione. Tiro la corda dell'arco, effettuo tutte le cose che devo fare e la mia rilascio. Questo cosa vuol dire? Che la spalla difficilmente riuscirà ad essere estesa e a rimanere estesa durante la trazione, perché ho solo una contrapposizione. Il braccio è, anche se non bloccato, anche se disteso ma non bloccato, è in contrapposizione e tirerò la corda in trazione, andrò in ancoraggio e rilascerò con il braccio in contrapposizione. Una contrapposizione assolutamente statica. Lo rivediamo. Ecco la contrapposizione, tiro la corda, ancoraggio, rilascio. Ora invece io suggerisco di provare una volta raggiunta la pretrazione, in pretrazione, quindi in questa posizione qua, a contribuire all'apertura dell'arco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io estendo tanto la spalla, contribuisco con i muscoli dorsali all'apertura dell'arco e contemporaneamente riesco a mettere in linea le spalle verso il bersaglio. Vediamo. Intanto ruoto la testa per già estendere la spalla. La spalla è già estesa. Ora, con una sorta di push-pull, di spinta trazione, vado in ancoraggio. Mantengo e trasferisco e rilascio. Lo rivediamo. Estensione della spalla e la lascio in estensione e contribuisco all'apertura dell'arco. Io suggerisco di fare così. Ora, come ci possiamo allenare a fare una cosa di questo genere? Questo è un argomento che vediamo successivamente.